Martina di Prenda per un'altra startup. Se si vuole accomodare, non si preoccupi, così riusciamo. Prego, si avvicini a me. Papillon. Sono Marzullo, Maria Pina Marzullo, la mamma di Martina di Prenda, che in realtà ho voluto fortemente che questo progetto si realizzasse. Parliamo e quindi, di Papillon di Design. Papillon di Design, sì, perfetto. Realizzati in dei materiali, all'inizio erano dei materiali molto umili per fare tutte le... per far partire. Ora abbiamo dei legni scelti, pregiati, la radica, il Vengue, addirittura l'ebano. Le sete sono le sete comasche, abbiamo cercato queste sete ovunque e poi ci siamo ritrovate proprio italiane a Como. Usiamo tutto made in Italy, anche la verniciatura, siamo molto attenti all'ambiente, quindi usiamo delle vernici che sono in realtà dei prodotti ecologici all'acqua, proprio per evitare che si sentano, che abbiano un rispetto dell'ambiente. È partita quasi per gioco e ora è diventato già un bel successo per noi, perché siamo presenti in delle importanti boutique italiane che hanno marchi prestigiosi, a Bologna, a Ferrara, a Rovereto e a Napoli. Per cui per noi è già un bel successo, insomma, e siamo contenti di essere arrivati fin qui e siamo tenaci a voler andare avanti. Io ho letto una frase in particolare che mi ha colpito e mi ha, diciamo, incuriosito nella vostra presentazione. Si parla del Papillon Marzullo come un oggetto del desiderio per tutti gli amanti dello stile ricercato. Sì, in effetti è così, perché abbiamo rivisitato diverse volte. Ora il fatto che sia tridimensionale, ci siamo accorti che lo hanno ricercato proprio le persone attente, le persone che hanno avuto occhio per quell'accessorio particolare diverso da quello che c'è sul mercato. Quindi chiamarlo quasi in legno è quasi riduttivo, per cui per noi Papillon di Design, Papillon d'autore è il termine più adatto. Poi è cresciuto come una nostra creatura, per cui ci teniamo a farlo andare avanti e soprattutto vediamo proprio la gioia in chi lo prende, l'apprezzamento in chi lo tocca e il piacere in chi lo indossa.